Ieri lo sconforto che lo aveva portato a dire basta, oggi sembra aver ritrovato la forza e la serenità. All'indomani dell'attentato incendiario che ha distrutto il furgone della sua ditta che si occupa della commercializzazione di materiale sanitario, Vincenzo Bruni, amministratore della For Hospital, ripercorre una serie di avvertimenti, dalle telefonate minatorie alla bottiglietta con il liquido infiammabile lasciata davanti ad un mezzo, e poi quell'inquietante episodio del cane ritrovato morto. Gliel'hanno avvelenato? Io pensavo di no, sinceramente pensavo che avesse avuto una torsione dello stomaco. Avendo avuto quest'altro, avvertimento, faccio uno più uno, alla fin fine mi risulta due. Chi pensa possa avere fatto una cosa del genere e perché? Ma guardi, il perché sinceramente non riesco a capirlo. Bene, forse c'è qualcuno che vuole dei soldi, come mi hanno chiesto diversi anni fa, circa 9 anni fa, dove mi arrivavano delle telefonate in continuazione di richieste estorsive, alla quale non ho mai ceduto e né cederò mai in futuro, perché va contro i miei principi morali e tutto il resto. Queste persone sinceramente devono cominciare ad alzarsi le manichine, come si suol dire, e andare a lavorare, come del resto faccio io. Con l'incendio dell'altra notte salgono a 30 gli attentati incendiari nella provincia di Vibo Valentia. Per fronteggiare questa escalation, il prefetto Guido Longo ha disposto il rafforzamento dei controlli sul territorio al fine di garantire maggiore sicurezza e tranquillità tra la popolazione. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.